il racconto della passione più antico, che è quello secondo il Vangelo di Marco, che è il più antico dei Vangeli. E quello che mi ha colpito in particolar modo è che Marco ripete più volte che Gesù non risponde, sta in silenzio. E quello che vorrei condividere con voi, cioè entrare nella passione del Signore non vuol dire solo entrare in una serie di sofferenze di natura fisica e quindi la flagellazione, la coronazione di spine, la crocifissione stessa, su cui forse noi siamo già un po' più capaci di entrare, ma vorrei che percepissimo che c'è tutta una componente invece morale di passione, cioè il fatto che Gesù non risponde è dovuto al fatto che Gesù percepisce che quegli sguardi che ha intorno a sé sono sguardi di odio, di indifferenza, di violenza. E questo non gli permette neanche di difendersi. Cioè, la parola non riesce a salire, gli manca il fiato, si sente sconfitto, impotente. È chiuso in una prigione di solitudine. Intorno a sé non c'è nessuno. Nessuno. Allora io vorrei che in questi giorni prossimi, in cui noi vivremo la Settimana Santa, noi percepissimo che le nostre solitudini, che i nostri momenti in cui ci sentiamo soli al mondo, in cui sentiamo intorno a noi degli sguardi indifferenti o degli sguardi violenti o semplicemente di ingratitudine, non ci sentissimo soli, perché il Signore è passato di là. È passato da quella strada fatta di isolamento, di solitudine, di mancanza di parola, di depressione. Il Signore è stato in quella prigione. Il Signore sa che cosa vuol dire non avere nessuno. E quando tu ti senti di non avere nessuno che ti comprende, sappi che il Signore ci è passato di là. È passato anche Lui per quel tuo stato. Per cui nei prossimi giorni, siccome non possiamo imitare il Signore nelle sue sofferenze fisiche, perlomeno imitiamolo in questo. Sentiamoci accompagnati, sentiamoci meno soli in questa sofferenza morale, psichica, dello spirito, nelle nostre contrizioni che viviamo quotidianamente per vari motivi. Sappiamo che il Signore è stato lì. Lui è passato di là. Per cui quello che stiamo vivendo, qualsiasi sia il nostro stato interiore, per qualsiasi motivo, ha un senso, dal momento che anche Lui ci è passato. In questi prossimi giorni viviamo proprio con questa maggiore attenzione, puntando un faro dove c'è buio dentro di noi.
e sappiamo che il Signore, anche se con voce debole, ci ripete: coraggio, io ho vinto il mondo.